La memoria sappiamo perfettamente che è fondamentale, perché si tende a dimenticare, invece quella scritta in quella strada ricorderà per sempre quello che è accaduto. Per ricordare e soprattutto per testimoniare i valori dell'amore rispetto a quelli dell'odio. Così, in consiglio comunale, il sindaco ha introdotto l'ordine del giorno con cui è stata intitolata una strada a Silvia Ruotolo, vittima innocente della camorra, la donna assassinata durante una sparatoria l'11 giugno del 1997 a Napoli, mentre stava tornando nella sua casa di Salita Renella, al Vomero, dopo essere andata a prendere a scuola il figlio di 5 anni. E proprio quella strada ora prenderà il suo nome. Fare in modo che la memoria sia l'unica strada che permette di cambiare le cose. E quindi, ecco, chi passa per Salita Renella e legge Salita Silvia Ruto, vittima innocente di camorra, perché è importante, possa riflettere anche per 30 secondi che indubbiamente quello che è successo a noi, purtroppo, nella realtà napoletana può succedere a chiunque. E quindi riflettere sui propri comportamenti può portare a dire, può darsi che le cose possono cambiare. Dopo l'assassino di Silvia sorsero comitati e movimenti in difesa della legalità per tenere sempre vivo tra la gente il sentimento di ribellione che è esploso in maniera particolarmente sentita. Salita Renella dunque si trasforma in una tappa di quello che sarà un percorso della memoria, come anche accadrà per la piazza antistante il Tribunale, che diverrà presto piazza Falcone e Borsellino, e per altre strade di Napoli. Questa è la direzione giusta, perché le strade e le piazze intitolate alle vittime, ai martiri, servono per ricordare, e siccome Napoli è una città antimafia, anticamorre, per la legalità, noi riempiremo piazze, strade di luoghi di questo tipo, che non sono luoghi per piangere, perché adesso bisogna ricostruire, quindi sono luoghi soprattutto per ricordare chi ha dato il sangue per una società migliore, e il modo migliore per ricordarli è testimoniare ogni giorno un impegno vero per la legalità e non a chiacchiere.